un Pavia Calcio che ha vissuto fra luci e ombre queste prime 12 giornate di campionato oramai andate in archivio. L'aspetto positivo più evidente è il secondo posto attualmente occupato in classifica dagli azzurri, in coabitazione con Alessandri e Feralpi Salò. E nonostante le 3 sconfitte già incassate, i ragazzi del tecnico Marcolini possono guardare con un minimo di fiducia ad un campionato che stenta a decollare, nel quale in ogni turno si verificano risultati a dir poco sorprendenti, che lasciano inalterati gli equilibri di vertice. Anzi, permettono a squadre attardate in classifica di rientrare in gioco per la lotta a promozione. Il bicchiere mezzo vuoto è rappresentato dai 2 soli punti ottenuti dagli azzurri nelle ultime 3 giornate di campionato, che fanno il paio con una certa sterilità manifestata dall'attacco nell'ultimo periodo. Il solo Cesarini, in grado di andare a segno con il Padova, nel match che coincide anche con l'ultima vittoria in campionato del Pavia, ha parzialmente nascosto. D'altro canto, le ultime 2 reti azzurre sono state realizzate su colpo di testa con Marco Cristini e Marino. Un altro dato poco confortante è il bilancio raggiunto fin qui negli scontri diretti, che recita la miseria di 1 punto su 4 con squadre favorite del girone A, fra Cremonese, Cittadella, Bassano e Alessandria, in attesa di una valutazione definitiva al termine delle prossime sfide con Reggiana, Pordenone e Feralpi Salò. La rinnovata fiducia della società di Vialzai a mister Marcolini, dopo le polemiche alimentate dalla sconfitta beffa patita contro l'Alessandria, potrebbe essere una buona base di partenza per una formazione che ha bisogno di trovare una sua dimensione definitiva sotto il profilo del gioco, che vede gli azzurri spesso alternare i primi o secondi tempi da grande squadra ad altri nel quale si fatica ad intravedere una manovra efficace fra i vari reparti.